Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi parlo di come e soprattutto perché mi sono costruito una bellissima push-up bar, uno strumento che in effetti reputo abbastanza importante quando si tratta di allenare in modo consistente perlomeno i piegamenti a terra. Come l'ho costruita e perché ne parliamo dopo la sigla. Perché l'ho costruita, ne parliamo a breve. Prima vi dico come. Come è decisamente semplice, non è che serve un tutorial. Si tratta di prendere una sbarra da 1 metro, due sbarre da 20 centimetri e quattro sbarre da 10 centimetri, tutti di larghezza 3 quarti di pollice, con rispettivamente due snodi ad angolo e due a T, in modo da rendere tutto stabile. Quindi è decisamente facile costruirsela. Ho aggiunto poi una base in legno, giusto per renderla un pochino più stabile, che sul pavimento loccia un po', e ho aggiunto del nastro isolante qui sul supporto delle mani, però niente di particolare, niente motivi tecnici, se non estetico e avere un pochino di grip in più. Ma perché l'ho costruita? Nel senso, per fare dei piegamenti a terra non basta un pavimento, devo andare a costruirmi una sbarra? Secondo me sì, per almeno quattro motivi. Primo motivo, avere un riferimento, perché i push-up, come tutti, dovrebbero avere un ROM più o meno determinato. Io prima utilizzavo queste, quindi delle parallette, costruite allo stesso modo e ho fatto un tutorial al riguardo, ma non sapevo mai la profondità, un po' le facevo profonde, un po' meno, un po' più. Con questo c'è sempre un riferimento, un push-up è valido quando il petto tocca la sbarra e mi levo tutti i problemi, quindi questo è un motivo. Il secondo motivo per cui già usavo le parallette è che sicuramente utilizzare una sbarra per i polsi è molto più utile, perché comunque molte persone soffrono i polsi quando vanno ad utilizzare il pavimento. Ho visto tante persone infortunarsi i polsi, non a caso esistono anche le paralleline basse da Decathlon, 10 euro per fare i push-up. Perché? Perché il polso non è che sia contento di lavorare in questo modo. Quindi in questo modo, afferrando una sbarra, si è molto più tranquilli. Terzo motivo è che se si fanno veramente tanti push-up, come il sottoscritto, nel senso io ho dip e push up come esercizio base di spinta, si ha come obiettivo, nel mio caso perlomeno, quello di macinare tante tante ripetizioni, e si macinano tante tante ripetizioni se la sbarra la si impara a usare nel modo giusto, e per modo giusto intendo che oltre a spingere la sbarra la utilizzi anche per tirarti indietro quando fai push up. Quindi questa cosa ti permette di tirarti contro. Ora metterò ovviamente dei dischi sopra le basi in modo da renderle stabili, in modo da rendere i push-up anche un esercizio in cui mi tiro verso la sbarra per velocizzare le cose. Il pavimento non puoi utilizzarlo per tirarti contro, e non riuscivo a farlo neanche con queste, perché non riuscivo a utilizzare un buon supporto per tenerle strette, così già è molto più facile. Quindi per macinare un bel po' di ripetizioni userò questo escamotage, ovvero del tirarmi contro, che non è che me lo sono inventato io ovviamente, è il motivo per cui quando guardate su internet la maggior parte degli atleti fa ad esempio una marea di ripetizioni nello street workout, usano le sbarre, perché si tirano contro, è molto più facile. Passatemi il termine, non è facile fare 100 push-up, però è più stabile farlo in questo modo. Quarto motivo, è meno improbabile, e si ricollega un po' al motivo dell'avere un riferimento, avere una brutta tecnica, perché è tipico spanciare nei push-up, ovvero io lo vedo tantissime volte, quando si fanno tanti push-up, verso la fine si tende a spanciare, cioè a portare l'ombelico, la pancia al più basso possibile, con quel simpatico effetto che sembra che ti stai il pavimento. In questo modo è molto più difficile, anche perché non devo toccare col bacino il pavimento, ma devo toccare con il petto la sbarra. Quindi da questo punto di vista questo ti toglie questo problemuccio. Quindi per 20 euro, perché questa è la spesa complessiva, come ho detto, ne vale sicuramente la pena, soprattutto se vi allenate a casa e vi interessa magari fare un buon numero di ripetizioni, vi piace l'endurance, street workout, cose di questo tipo. Con una spesa veramente esigua vi portate a casa
letteralmente un ottimo strumento per migliorare il vostro allenamento. Quindi spero che vi sia utile anche a voi questo mio tutorial, questo suggerimento di passare ai piegamenti e alle parallette. Perlomeno se avete delle domande lasciatemi pure un commento e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.